Treviso, siamo qui in molti, perché Treviso è una città tristemente nota in tutta Italia, è la città che ospita l'hub delle caserme Serena, uno spazio dove centinaia e centinaia di persone sono rinchiuse e nelle quali libertà individuali sono carta straccia, persone buttate in strada per regole assolutamente assurde, perché se una persona non si comporta come vorrebbero gli operatori, questa persona viene buttata in strada. E Treviso è anche famosa per i sindaci che l'hanno in questi anni governata, Treviso e provincia. Noi siamo la provincia dove il sindaco del Tiglio di Quinto di Treviso nega l'accoglienza a una ragazza incinta scappata dalla guerra e è arrivata in Italia attraverso i barconi. Ma è anche la provincia e la città che arresta gli attivisti che contro il razzismo e contro il fascismo ogni anno si battono. Qualche anno fa facciamo una cosa molto simile a questa davanti alla prefettura di Treviso, dopo che i fascisti di Porta Nuova fecero un vero e proprio pogrom nei confronti di un palazzo che doveva ospitare profughi. E qui la città di Treviso, le istituzioni della città di Treviso, la questura, la prefettura, reagì arrestando compagni e compagne che si stavano battendo in quei giorni. E questa è una cosa che noi riteniamo inaccettabile. E siccome crediamo che il problema del razzismo e dell'accoglienza non è una cosa che ha i confini territoriali, ma è una cosa che investe tutta l'Italia e tutta l'Europa, oggi siamo qui a Venezia, in solidarietà ai nostri fratelli e alle nostre sorelle di Cona, in solidarietà a tutti coloro che scappano ogni giorno dalla guerra.